Ripeta! Lasciami! Ma lasciami! Lasciami! Guardi! Guardi! Casa, fuori da casa mia! Io sono lui e benvenuti nella mia vita. Guardate dove mi trovo. Nel confessionale di Sophie, la mia ragazza. Questa è la sua postazione dove mi prepara gli scherzi. Ogni volta si siede qui e comincia a parlare alla videocamera dicendo: oggi farò uno scherzo a lui. Bene, oggi invece io farò uno scherzo a lei. Vi ricordate quando mi ha chiuso fuori di casa? Ah, che bontà. Ma sentite qualche strano rumore? Non so, io sento come un disturbo, qualcuno che bussa. Forse saranno i vicini che stanno facendo qualche lavoretto in casa. Bene, oggi ci andremo a vendicare. Infatti ho intenzione di ripagarla con la stessa moneta, ovvero proveremo a chiuderla fuori di casa. Non sarà per nulla semplice, anche perché si potrebbe aspettare già uno scherzo del genere. Quindi dobbiamo essere molto astuti. E astuti. Lei al momento non è in casa, per questo sto urlando. È andata in parrucchieria per farsi bella e farsi i capelli boccolosi. Così adesso noi dobbiamo trovare un'esca che la costringa a uscire fuori non appena arriva. Quindi lei arriverà col suo bel parruccone e dovrà andare fuori. Ma come faccio a farla andare fuori? Idea! Lei potrei mettere tutti i suoi trucchi fuori nel balcone. Così non appena arriverà sarà costretta a uscire a prenderli. Lui, le faccio i miei complimenti. Grazie. Quindi, punto 1, andiamo a prendere i suoi trucchi. Eccoci in bagno. Siete pronti per scoprire il mondo dei trucchi di Sophie? Guardate. Wow. Qui è dove tiene tutti i suoi trucchi. Lei davvero ne va matta e impazzirebbe al sol pensiero che io sto per mettere le mani nella sua colonnina di trucchi. Non me lo perdonerà mai. Io direi di prendere questo, che è la sua borsa principale, e poi anche questo. Che poi io mi chiedo sempre: ma a che servono tutti questi trucchi? Perché ha 10 tipi di pennellini? Non ne basta uno per truccarsi? Il pennellino a ventaglio, il pennellino piccolo piccolo, quello gigante. Ma non importa, l'importante è che queste siano le nostre esche per catturare la nostra Sophie nel balcone. Quindi passiamo al punto 2 del nostro piano, ovvero posizionamento dei trucchi nel balcone. Li posizionerei qui. Fa davvero freddissimo, entriamo subito dentro. Guardate lì! I poveri trucchi della nostra carciofina Sophie in balia del freddo. Oh Sophie, Sophie, quando arrivi a salvare i tuoi trucchi? Oh, mi sa che è arrivata adesso. Wow! Sophie, ciao! Guardate i miei capelli, vi piacciono? Na Leonesse! Sono appena stata dal parrucchiere. Tu cosa hai fatto in mia assenza, mio caro Louis? Dimmi che non avrai combinato uno dei tuoi soliti guai. Hai rotto qualcosa? No, no, assolutamente. Sono stato un angioletto. Hai messo in disordine? No, non ho fatto nulla. Tutto ok, sono stato solamente un po' nel balcone ad ammirare il paesaggio. Louis! Eh? Perché i miei trucchi sono lì fuori? Trucchi? Quali trucchi? È sempre il solito! Volevi farmi lo scherzo, non li troverai mai più! No, no! Ma che scherzo! Aspetta! Non mi volevi fare lo scherzo che non li trovavo più? Ma mi volevi fare lo scherzo e chiudo Sophie fuori nel balcone! Mannaggia, ma come hai fatto a capirlo? Mi volevo vendicare con te perché tu mi hai chiuso fuori. Ah, lui, ormai ti conosco proprio come le mie tasche. L'ho notato subito, non appena sono entrata, che c'era qualcosa di strano in questa casa. Sentivo odore di guai. Ma io non voglio fare la penitenza. Non ti voglio dare la mia carta e farti spendere tutti i miei soldini per comprarti delle cose inutili. Lui, ma un patto è un patto. L'ultima volta io ti avevo fatto entrare dentro casa, ero stata veramente la persona più buona al mondo, a patto che tu poi mi dessi la tua carta di credito per un giorno. Guardate un attimo. Dove va? Che sta prendendo? Cosa hai preso? Avevo già fatto una lista delle cose che volevo che tu mi regalassi. Allora, una sciarpa di seta, così il mio collo stava bello caldo al calduccio. Sciarpa di seta? Un nuovo iPhone
perché sai, il mio si è rotto. Ma come un iPhone? Ma perché devo comprare un iPhone? Con i miei soldi? Qui si è rovinato tutto, praticamente è caduto per terra durante un video, per chi non lo sapesse. Una cover, ovviamente Apple. Sì, perché mi hanno detto tutti che per evitare che si rompa di nuovo devo mettere la cover. E poi per finire, un salto in profumeria, qualche profumo, qualche rossetto, che quello non basta mai. Io sono senza parole, sono senza soldi anzi. Non lo faccio, no, non ti do la mia carta. E adesso vai a prendere quei trucchi fuori e fatti chiudere fuori. Lui, ma per chi mi hai preso? Sei tu il cretin che caschi tutti i miei scherzi. Io non uscirò mai fuori. Anzi, tu adesso esci fuori, mi vai a riprendere tutti i trucchi. Povera illusa. Sì, come no, così esco e mi chiudi di nuovo fuori. E poi dici che ti devo dare la carta due volte. Non esiste proprio. Sì, ma se mi hai messo nei guai. Allora, Luisa, cosa ti dico? Adesso aggiungerò altro alla mia lista. No, no. E tu come penitenza dovrai veramente darmi la tua carta per una settimana. Dammi questa lista qui, basta, dimenticala. Metto qua nel mio taschino portale. Hai una tasca dentro la felpa? Sì, ho una tasca dentro la felpa. Ma è bellissima. Anch'io voglio questa tuta, la aggiungerò alla lista. Ma che aggiungerò alla lista? La voglio rosa. Sì, assolutamente. Lui? Davvero, trova una soluzione perché altrimenti... L'unica soluzione è che tu esci fuori a prendere i trucchi, con la possibilità che io ti chiuda fuori. Tu non stai fare gli scherzi! Ma che cosa vuoi? Tu non stai stare agli scherzi! Ma che significa? È come se ti volessi fare lo scherzo che esci fuori dalla doccia e ti voglio colorare mentre ti fai la doccia, ok? Sì. Però tu ci caschi e allora ti dico: ah, non mi interessa, ti devi bagnare ugualmente con l'acqua piena di colorante. Cosa significa? Non posso costringerti a cascare in uno scherzo. Così allo stesso modo tu non puoi costringere me ad uscire fuori. Ormai l'ho capito che è uno scherzo, non uscirò mai. Per quale motivo dovrei uscire? Piuttosto tu, mio caro, adesso vai e risolvi il problema perché sta mettendo a piovere. E nel caso in cui i miei trucchi piccoli, cuccioli, indifesi si dovessero bagnare, tu mi dovrai comprare il triplo di quelli che ho. Già, forse non riuscirò a farti andare fuori di tua spontanea volontà. Ma ci posso riuscire contro la tua volontà? Vieni, guarda, vieni, 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 ragazzi, questo è fatto. Mi sono pesantissima. Vai. Ma hai avuto un sacco di banane, sono super pesante, sono una pietra. Non puoi essere, ma non ti vedi, sono pesante. Sei pesante. Fatta. No, 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 no. Non posso. Che hai detto? Io sono bonsai? Sì, sì, continua a parlare. Che stai cercando di fare con i tuoi pennelli? Non rompere la porta. E che sta facendo ora? Le faccio credere che sto per aprire. Puoi entrare? Posso entrare? Che bravo! È super divertente. Ora capisco perché lei mi ha chiuso fuori. È bellissimo. A chi stai chiamando? Sofì, chi chiami? A chi stai chiamando? Sì, sì, come no. Adesso chiamo la polizia, aiuto. No, 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 che stai facendo? No, Sofì, non lo fare, non lo fare. Piano, piano, piano. No! La nostra piccola carciofina. No, no, ma qual è la prossima polizia? Ma sai che... Sofì, non puoi chiamare la polizia. Stacca, stacca, va bene, stacca, stacca. Entra, 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 entra. Ok, puoi entrare, puoi entrare. Sono entrata. Chi è entrata? Sofì. Chi ha fallito nel suo scherzo? Lui. Ovviamente era tutta la messa in scena, stavo chiamando la polizia per finta. Brava, complimenti, mi hai fregato. Se solo non fosse che qualcuno ha dimenticato i trucchi fuori. Sono una stupida, non ho concluso niente. Sono uscita. Meno male che avevo giù un voto, altrimenti mi veniva la broncopolmonite. Stavo rompendo una gamba con quella pianta per niente. Eccoli lì. Sono proprio qui. E lì c'è la pianta.
Non volevo arrivare fino a questo, ma devo farlo. Cosa hai intenzione di fare? Sophie, dove mi stai portando? Wow, Sophie, dove stiamo andando? No, piano, piano, ma dove mi stai portando? No, no, ma cosa sei, la prigione? Dentro? Ok. Ragazzi, devo andare. I miei trucchi aspettano solo me. Zitto! Piccoli poveretti al freddo del cielo. E due, metto qua. Chiudiamo la porta. E voilà. Ah, piccoli miei, cucciolini, sono così freddi. Fuori ci sono 0 gradi. Non sono abituati a queste temperature. Comunque, Team Trot, è l'avventura o disavventura per me di oggi si conclude qui. Mandiamo un bacione a tutto il Team Trot e salutiamo l'abbonato di oggi che è Alessandro Marrazzo. Mua! Ciao! Mi sembra di aver dimenticato qualcosa. No, non credo.